Eccomi qua, buonasera a te. Ben ritrovato. Eh sì. Come stai? Tutto bene. Tutto bene. Tutto posto? Non ci lamentiamo, tutto Eccoci bene. Qua, siamo qui questa sera, buonasera con Enzo. Buonasera a tutti. Di nuovo a Cucina Rispoli, di nuovo. Un piacere. Con grande onore. E io non mi stancherò mai di dire che dire Rispoli a cava significa dire ottima ristorazione. Grazie mille, grazie. Enzo in particolare gestisce un altro ristorante che Casa Rispoli, questo è quello, diciamo, il cugino. Sì, diciamo. Esatto, sono un jolly. Sono un jolly. Siamo qui a Cucina Rispoli, siamo tornati da pochi mesi, perché abbiamo registrato la puntata già qualche mese fa, a dicembre. Adesso siamo in prossimità di San Valentino e so che appunto in prossimità di San Valentino questo ristorante sta pensando di fare un po' qualche variazione nel menù. In realtà il menù di Cucina Rispoli è in continua evoluzione, no? Sì, perché a seconda della stagione... Sì, lo chef ha pensato di rinnovare quello che è il menù con prodotti di stagione, ovviamente presi di slow food, iniziare a fare una politica della ristorazione espresso, con dei prodotti ovviamente freschi del momento. San Valentino per noi sarà un evento speciale, perché sarà il primo San Valentino di Cucina Rispoli, dove si proporranno due menù, uno di mare e uno di terra. La pizza non ci sarà, proprio per dare modo alle coppiette e non di degustare magari dei piatti del momento, con dei menù che saranno pubblicati sia su Facebook sia sul sito ufficiale. Questo è un ristorante che è nato da quanti mesi più o meno? Sì, da luglio. Quindi per coloro che ancora non lo conoscessero, ovviamente è un invito a venire. Ricordiamo, è via Biblioteca Vallone, che sarebbe la via che porta verso la piazza San Francesco, venendo da piazza del Comune sostanzialmente. Ed è facile anche parcheggiare, l'abbiamo detto anche l'altra volta, perché ci sono dei parcheggi pubblici qui in prossimità, esatto. Quindi è un locale anche comodo, perché poi sì, in realtà sì. Per due passi dal centro sì, storico. Si può arrivare a piedi, sì, si può anche arrivare a piedi tranquillamente dal centro storico. Assolutamente. Quindi dicevamo, per San Valentino, questa è una puntata che andrà in onda la prima volta un paio di giorni prima di San Valentino, quindi bene. C'è un menù di terra e un menù di mare. Un menù di mare. Sì, sì, i dettagli poi saranno ovviamente pubblicati sui nostri profili social. E noi diamo un consiglio di dare un'occhiata, poi magari se i nostri ospiti vorranno chiedere più informazioni siamo sempre lieti di rispondere a qualsiasi domanda. Senti, la volta precedente non abbiamo dato la giusta attenzione alla pizza, quindi questa volta avrei piacere di incontrare il vostro pizzaiolo, che si chiama? Si chiama Gennaro, infatti ci ha fatto un richiamo l'ultima volta perché voleva dire la sua, però nel senso buono, gli diamo lo spazio anche a lui, che merita tanto, perché comunque diciamo una pizza che a cava è molto conosciuta ed è molto apprezzata, soprattutto dai cavesi. Certo, poi andremo a disturbare di nuovo Michele in cucina. Sì, sì, vabbè, ci vuole. Mi accompagni allora al forno? Certo, andiamo. Mi accompagno al forno, sono un po' male, ma insomma, vabbè, comunque, grazie, poi strano. Andiamo. Per curiosare questa sera Cucina Rispoli iniziamo dalla pizzeria, iniziamo da Gennaro, che è persona di grande esperienza, che lavorava prima anche al Giardino 2, che per i nostri telespettatori cavesi è stato un locale di grande frequentazione, al quale eravamo tutti affezionati, così come siamo affezionati ovviamente ai nuovi che sono nati. E Gennaro, ci puoi dire qualcosa su questa pizza, qualche segreto ce lo puoi svelare, sulla lievitazione per esempio? Vabbè, come segreti non è che ce ne stanno tanti, è una... Il segreto è proprio l'esperienza. Sì, diciamo l'esperienza, usiamo una farina da 5 stagioni con una lunga maturazione della pasta praticamente. Diciamo che sta tutto qua il segreto, niente di che. Vabbè, usare i prodotti di qualità, questa è una farina italiana, ovviamente, farina italiana di grande qualità e dei ottimi prodotti. Infatti proprio dei prodotti spesso DOP, no? Infatti so che la pizza che questa sera vuoi mostrarci... Sì, è un pomodoro San Marzano, un pomodoro DOP, che lo usiamo facendo la pizza alla bufala, la DOP in pratica, così la chiamiamo. E niente. La pizza classica, però, pizza classica, che si caratterizza sì. proprio per questi prodotti di eccellenza. Sì, giustamente. Si possiamo ammirare mentre la stendi, la prepari? Certamente. Grazie mille. Della farina bianca è proprio l'elasticità, vero? Elasticità, sì, come vi dicevo, con una lunga maturazione. Questo è il pomodoro che vi parlavo, che non è, insomma, lo lasciate un po', diciamo, grossolano, sì, cioè lavorate a mano probabilmente. Sì, è fatto a pezzetti e a pezzettoni, giusto per dare una caratteristica diversa dal pomodoro normale.
quello che si possa sentire, diciamo, sì, sì. Proprio perché è un buon prodotto, quindi tanto vale sentirlo in bocca, no? Giustamente. E poi la mozzarella di bufala, giusto? La mozzarella di bufala, sì. Ci manca ancora qualcosa, vero Gennaro? Certamente, noi adesso ci dobbiamo aggiungere il nostro forte, diciamo, un pizzico d'olio a crudo. E per concludere... Anche qui, quando l'olio è di qualità, conviene metterla... Certo. E per concludere, un pizzico di basilico che... Diciamo, per completare. Il profumo è eccezionale. La vista anche, la qualità sicuramente ci sta tutta. Ci ha fatto venire un po' l'acquolina in bocca. Adesso andiamo in cucina per rifarci un po'. Così va benissimo. Dimentichiamo la pizza e andiamo a vedere qualche altra cosa di bello. Okay, grazie, buona serata a te e buon lavoro. Grazie. Sono adesso in compagnia di Michele. Michele, buonasera. Bentornati di nuovo. Infatti, ogni tanto veniamo a disturbarlo, insomma, in questa bellissima cucina a vista, quindi voglio dire, noi ti vediamo da fuori e abbiamo anche il privilegio di vederti appunto al lavoro dentro la cucina. Mi fa piacere. Siamo in prossimità, come abbiamo detto anche prima, della festività di San Valentino, per cui so che tu stasera vuoi farci vedere qualche anteprima. Uno dei primi piatti del menù di San Valentino. Facciamo un manicaretto di ricotta e provola con broccoli, questo ci serve per mantecare, e vongole. Adesso inizio la preparazione. Perfetto. Della manicaretto. Abbiamo una lasagna, una pasta all'uovo, una sfoglia, abbiamo fatto prima. Questa è una farcia sì, fatta prima, con ricotta di mucca, provola di agerola e poi condita con sale, pepe, olio extra. Se viene passata al mixer, come funziona? No, la lavoriamo a mano, mettiamo ad asciugare la ricotta per circa 5-6 ore in modo tale che perde tutto il liquido e poi lavoriamo a mano e impastiamo a mano. Sì. Si presenta per un, come questo antipasto, questo è un primo piatto, è uno dei due assaggi. Arrotoliamo bene, chiudiamo. Adesso lo andiamo a cucinare in forno, gli diamo un po' di acqua di vongole sia per insaporire che per non farlo asciugare tanto. Diciamo è una sorta di lasagna bianca però molto particolare, sì, perché è nella forma non usuale, diciamo. L'abbiamo arrotolata la lasagna. Sì. Prego.
Grazie. Andiamo a cucinare in forno per 8 minuti. Nel frattempo facciamo il nostro guazzetto. Ok. L'aglio, i broccoli e useremo solo l'acqua delle vongole. Scusa Antoe. Abbiamo messo a marinare un po' d'aglio nell'olio, così usiamo l'olio aromatizzato all'aglio. Risulta più delicato, immagino. Certo. Andiamo a soffriggere un po' di broccoletti precedentemente sbollentati e raffreddati. Saliamo giusto poco il broccolo. Poi andiamo a sfumare i broccoli con l'acqua delle vongole. Ops. Eccoci. Facciamo giusto prendere calore e lo spegniamo. Perfetto. Eccoci. Eccolo qua. Preso colore. Sì. Allora adesso prendiamo il nostro guazzetto, possiamo aggiungere le vongole, abbiamo aggiunte dopo in modo tale che non si secchino ulteriormente. Buon filo d'olio, ci vuole sempre, no? Ed è pronto. Complimenti Michele, questo è un originale incrocio tra mare e terra, sì, si può dire, no? Sì, poi visto anche il periodo abbiamo sfruttato la materia prima. Questo di è sempre un punto di forza, insomma, quello di usare i prodotti della stagionale, diciamo. Per forza. Adesso mi accomodo al tavolo, attendo l'autore, assaggerò con lui il menù di San Valentino. Purtroppo è un autore uomo, un maschio, non è sempre stato meglio una donna. Sì, secondo me ti conveniva pure. Comunque, basta che non lo diciamo troppo in giro. No, va bene. Tanto va mica bene. C'è la televisione. No, no, no. Grazie, complimenti andiamo. E buon lavoro a te. Grazie a te, ciao. Eccoli qui, in queste pagine, i brandelli di una vita. Quegli stracci che mi erano rimasti addosso, le pezze che cercavo di nascondere, di occultare e che invece ho preso a conservare con cura. Sono le memorie di quando il sole era alto, le piogge non mi bagnavano affatto e solo caldo e dolce mi era il vento sui campi. I campi di cui parli non sono quelli del contadino, diciamo, sono i campi di campi calcio. Campi di pallone. Campi di pallone. Questa sera il nostro graditissimo ospite è Sergio Mari. Che buonasera. Buonasera a te, che per i cavesi, e non soltanto per i cavesi, non ha proprio bisogno di presentazioni, è un calciatore, insomma, che ha
ha militato anche nella Cavese in tanti anni, nella Cavese quando la Cavese militava in gironi e in serie un po' più alte di quelle attuali, ma insomma, e tante altre squadre, tante altre società. E appunto le piogge che non vi bagnano affatto, immagino sono le piogge che se uno si sorbisce senza neanche accorgersi. Dopo tre minuti non te ne accorgi più. Non te ne accorgi più. Il libro di questa sera è il terzo libro di Sergio, Racconti, pubblicato da Gutenberg Edizioni, che nel giro di 2 mesi, credo, da quanto tempo fa è uscito? Sì, 2 mesi, siamo già alla seconda edizione. Ecco, credo che sia un record, sì. Credo che sia un record, infatti, c'è un libro, sì, che appunto, tra l'altro un libro pubblicato non da Einaudi, anche se Gutenberg perché ha fatto delle cose pregevolissime, però non è un libro con l'editore nazionale. Nonostante questo, in un territorio diciamo abbastanza limitato, per quanto questo è un libro che si trova facilmente in tutta Italia, ha venduto quante copie? 1000. 1000 copie in 2 mesi. In 2 mesi. Questo per dire appunto quanto Sergio ormai è apprezzato e conosciuto, e questo è un libro davvero simpatico, davvero interessante, racconti brevi, e questa immagine di copertina è un'immagine che so a Sergio è molto cara. Rappresenta semplicemente due pavesini, sono questi. Due pavesini, due amici, e poi c'è la fragilità del racconto, la brevità del racconto, questo è il significato dei pavesini. E poi questi pavesini hanno accompagnato, leggendo un po' questi racconti, anche molti momenti sportivi. Chiariamo da subito che questo non è un libro che parla di calcio, cioè, o meglio, parla di calcio, ma non soltanto. È lo spunto, perché il pretesto. Sono una serie di flash, no, di ricordi della tua giovinezza, fino a pochi anni fa, sostanzialmente. Sì, da quando ho cominciato a scrivere non mi è passato mai per la testa di mettere in evidenza le qualità mie o degli altri, insomma, anzi, magari quelle degli altri sì, però mi piaceva mettere in evidenza spunti particolari, singolari, dove il calcio diventava un pretesto, solo questo. E quindi non è, diciamo, la biografia di Sergio Mari calciatore, non c'è. Tra l'altro, appunto, come vi dicevo prima, questo è il terzo lavoro, i primi due, che sono appunto, uno è pubblicato nel 2007, quando la palla usciva fuori, sì. 2015, l'odore del borotalco, voglio dire qualcosa almeno dell'ultimo. Se l'odore del borotalco, grande soddisfazione, mi ha dato una bella svolta, sì, mi ha proprio fatto sì che fossi più determinato nella scrittura, insomma, perché veramente è stato un bel botto. Non me l'aspettavo, ma il libro è andato molto bene, però è stata una grande fatica, 2 anni di elaborazione, per cui ecco la voglia di mettere su solo dei racconti, perché per scrivere un romanzo ce ne vuole un po', ci vuole un bel po' di isolamento. Ne sono uscito un po' distrutto da Se l'odore del borotalco, però lì pagato. Quello è un libro un pochino più grave, nel senso che sì, sicuramente, perché sicuramente. Poi c'è una dedica, insomma, vogliamo dirlo. Sì, sicuramente, vabbè, è dedicato a mio padre, ma mi mettevo anche nei panni di tutti i genitori che vogliono che il proprio figlio continui e munga sempre questa stessa vacca del calcio, mentre invece ci sono anche altri aspetti della vita che bisogna coltivare, e io ho quello che ho fatto. Sergio è, come dire, un amico del nostro programma, noi ovviamente lo ringraziamo, certo. Per cui chi avesse voglia di curiosare, insomma, può trovare facilmente su Facebook la puntata che abbiamo registrato un anno fa, dedicata proprio al libro L'odore del borotalco. Invece questi racconti pescano un po' davvero come dei flash, no? Dicevo prima, nella tua memoria. Se andiamo a vedere il filo conduttore è Teo, questo mio amico che non gioca a pallone, quindi è il mio legame con il fuoricalcio, ed è quello che mi passava i pavesini, perché lui aveva i soldi. Lo spacciatore di pavesini. Ed è quello che mi ha insegnato la musica. La musica, in questo caso parliamo della musica prog, quindi Genesis, Yes. Io a 13-14 anni, grazie a lui, sentivo Pink Floyd, Genesis. Non avevo i soldi, ma in un racconto. Ecco, io stavo per chiedertelo. Chiedi perdono, perché cioè, ci sono dei racconti molto. Ecco, racconti, il titolo del libro. Ci sono dei racconti davvero simpatici. Insomma, dove lui, cari ragazzi, se qualcuno non ha soldi e ha voglia di mettere su a casa un vinile, io vi posso spiegare il piano 3 per come arraffare. Potremmo fare un libro sull'altro, no? Facciamo finta basta, che siano. La tecnica è questa: tu entri in un negozio, facciamo finta che un disco, senta, me lo può cambiare. Il titolare mi dice di no, dico vabbè, allora do uno sguardo, metto il mio disco sul disco che voglio poi a rubare, mi faccio il giro, quando saluto li prendo tutti e Dio facendo vedere solo la copertina. Questo è il piano 3. Poi c'è il piano 3 con la variabile per quanto riguarda le TDK, le cassette. Ovviamente, forse a quei tempi forse non c'erano tante telecamere. È vero. Quindi, diciamo, lo
lo sconsigliamo, come si dice, no, 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 della buona televisione, sì, sì, no, assolutamente, no, assolutamente. Non questo l'abbiamo detto, non seguite questo esempio, giusto per farci una risata. Va bene, va bene. Ecco, ci ritroviamo. Buonasera, ben ritrovati. Stasera vi facciamo assaggiare una falanghina salernitana. Siamo a Rutino, precisamente. L'azienda è Cantina Barone. Cioè sarebbe l'antica cantina sociale salernitana ripresa da dei nuovi imprenditori. Hanno iniziato a fare un discorso serio per quanto riguarda il vino campano. E loro praticamente producono vari uvaggi, tra cui la falanghina, che questa sera vi faccio assaggiare con i nostri piatti che saranno ripresi a San Valentino. Sì, l'abbiamo già detto. Sarà praticamente un'anteprima speciale per i nostri clienti, anche per voi, per questa. Cioè, come diceva anche lo chef, imbarazza un po' fare il San Valentino con Sergio, ma non è una cosa personale. Meno male, non è il la data. Non è, appunto, non è, esatto, 14. Non è San Valentino. Chi assaggia il vino? Sì. Assaggia lui. Tu che hai girato l'Italia per assaggiare vini. Sì. So. Questo lo possiamo dire. Questo lo possiamo dire. Dai, vai, facci sapere. Va bene, signore? Buono. Perfetto. Buonissimo. Allora, grazie. È quel vino così. Intanto tu permetti, io continuo un attimo a fare questa la chiacchierata con il nostro amico. Perfetto. Grazie mille. Grazie a voi, buona serata. Ciao, grazie. Buonasera. Sergio, volevo chiederti, ma in effetti, visto che tu, insomma, si vede, hai un fisico ancora perfettamente asciutto, poi fai tanto... Ma io mi curo. Fai tanto sport, cioè, fai danze popolari, poi diremo, poi alla fine diremo, insomma, quello è il tuo mondo. Sì, sì, sì. Perché hai lasciato? Perché tu hai lasciato in realtà, forse anche prima... Io ho lasciato in corso d'opera, io giocavo ancora a pallone ad aprile, giocavo nell'interregionale qui sempre a Cava e sono scoppiato perché le responsabilità che aveva un 33enne allora, capitano, tenere a bada i propri compagni con gli stipendi che non arrivavano, difficoltà economiche, con i tifosi quando non arrivavano i risultati, per cui a un certo punto ho detto basta, ma anche perché voglio dire ormai la curva si era esaurita. Vogliamo giusto anche soprattutto per i più giovani che magari non ti conoscono, o forse ti conosco come scrittore, non come calciatore. Sì. Ecco, giusto per capire qual è la tua carriera, insomma, in quale squadra hai giocato? La mia carriera, io ho iniziato a 16 anni, a 14 anni con il Virri Raito, ho esordito in promozione, a 16 anni grazie a Viciani, uno dei migliori allenatori che abbiamo avuto qui a casa, un grande allenatore, si studia a Coverciano, a 16 anni ho servito in C1, a 18 anni grazie a Santini, a Piero Santini che è un mio papà, insomma sono riuscito ad esordire in Serie B, un anno di C, due anni di B, sono andato in Sicilia, ritorno Sicilia a, dove giocavo? Ad Agrigento, in C1, con Scoglio allenatore, io ho avuto la fortuna di avere grandi allenatori. Anche lì un ambiente molto caldo, immagino. Sì, caldo, sì, proprio no, però ho giocato talmente bene che davvero hanno di me un bel ricordo e io di loro. Sono tornato a Cava due anni, dopodiché sono andato due anni in Emilia, a Cento, in provincia di Ferrara, dove mi sono incontrato con Giambiero Ventura, quindi l'allenatore della nazionale. Sono ritornato a Cava due anni e poi Nola, Castellammare, L'Aquila, insomma ho girato un po'. Però poi a un certo punto qual è stata la molla? Al di là, cioè l'hai già detto in realtà prima. Sì, la molla era che non trovavo più gli stimoli, sì. Era un mondo che ormai conoscevo il bello e il cattivo tempo. Avevo altre mire, già negli ultimi anni mi ero appassionato all'arte contemporanea e mi volevo provare come venditore o comunque come gallerista, come curatore. Per cui insomma ho studiato in quel senso e a quel punto là davvero io... Ne parlo benissimo dei 15 anni di calcio. No, infatti, no, questo bella, emerge in tutti un sacco i... di gente, però voglio dire, poi nella vita c'è anche altro. E per fortuna oggi sono un uomo felice, posso dire questo perché davvero faccio delle attività dove mi sveglio al mattino e sono il primo a voler lavorare 20 ore al giorno. Allora, sulla quarta di copertina, anzi non sulla quarta, sulla terza di copertina, c'è una piccola biografia di Sergio. È davvero difficile, insomma, concentrare in un poco testo, voglio dire, quella che è la biografia di Sergio. Però, appunto, la biografia del post-calcio. Del post-calcio. Io abbraccio 5 lavori. La cosa comune è rappresentata dall'arte. Io sono un danzatore di danze popolari. Sì. Cioè, lo dico perché è diventato un mestiere. Sono tu citi anche la tua insegnante. Questa è la mia insegnante Alessandra Ranucci, che insomma, grazie a lei, insomma, poi me ne sono andato un po' in giro a conoscere altre insegnanti. Danza popolare che poi a Cava non c'è una grande tradizione. No, assolutamente. Cioè, in realtà parliamo di Aldo Nocerino. La state portando più voi, sì. Pure il gruppo di Alessandra, come anche altri gruppi. Sì.
però in realtà è più forse dell'agro-nocerino. Agro-nocerino, eh. Agro-nocerino, Giuliano, neanche Salerno ha la danza popolare in sé nella sua tradizione, ed è diventato un lavoro. Poi la scrittura. La scrittura, io posso dire di essere scrittore perché insomma voglio dire 8 ore che sto al PC e poi insomma voglio dire ci vivo di questo. La poi sono capo la recitazione, di... la recitazione. La recitazione, sì. La recitazione, insomma, ho girato in 10 anni, dal 90, dal 2004 in poi ho girato tutta l'Italia per farmi per frequentare i migliori stage a pagamento, dove ho investito un bel po' di soldi di tempo per fare gli stage teatrali. Ho avuto veramente maestri straordinari, meno male che oggi mi stanno ripagando, insomma, perché mi chiedono determinati progetti di scrittura. C'è, di, c'è uno dei racconti di questo libro, appunto, diciamo, è simpatico perché tu ti interroghi su quello che possa essere il tuo lavoro dopo il calcio, perché in realtà, correggimi se sbaglio, tu hai deciso anche di mollare con il calcio di altro tipo, cioè, quindi sì, l'idea di fare l'allenatore piuttosto che preparatore atletico non era qualcosa che ti attirava? Ci ho tentato, però ho visto le grandi difficoltà, ci ho tentato, ho fatto l'allenatore giocatore per 6 anni, ho allenato le squadre femminili, però ho visto che venivo maltrattato, il mio passato non contava più, allora ho detto è meglio che vado dare via in punta di piedi. Sì. Eccoci, qua. Eccoci qua, iniziamo la cena con un antipasto. E l'insalata di mare rivisitata, i pesci sono tiepidi, scottati in padella, accompagnati da un'emulsione al limone. Questo fa parte ovviamente del menù di San Valentino di mare, perché esattamente, sono due menù, esattamente, di uno di terra e uno di mare, questo è quello di mare. Vi auguro una buona serata. Ti ringrazio, grazie mille. Senti Sergio, io direi a questo punto di cominciare a fare la prima pausa. Infatti. Ovviamente non noi spieghiamo i motivi, perché credo che siano evidenti. No? Evidenti, sì. Una cosa bellissima. Eh? Giusto qualche secondo di pausa, torniamo subito, vi faremo sapere com'è questo antipasto, ma ovviamente già infatti, immaginiamo che sia ottimo. Buono. A prestissimo. Siamo rientrati qui al tavolo di Cucina Rispoli in compagnia di Sergio Mari, abbiamo assaggiato un antipasto squisito. E del buon vino. Del buon vino, è un antipasto squisito che fa parte del menù di San Valentino prossimo, mi raccomando. A San Valentino si può venire tranquillamente a mangiare qua, perché è un locale che merita tanto, come merita il mio libro. Il tuo libro Racconti. Io mi prendo i meriti che non sono miei, perché i meriti sono tutti degli autori. Sergio Mari, Racconti. Racconti dove tu fai tanti nomi. Riferimenti a scene della tua vita da calciatore anche successiva, con tanti omaggi in realtà ad allenatori che sono stati importanti per la tua carriera, ad amici che ti hanno accompagnato. C'è un capitolo in particolare dove in maniera molto simpatica vado a raccogliere le poesie che ho trovato nei campi di calcio, non sono altro che i gesti atletici di alcuni giocatori che sono stati miei compagni di squadra o addirittura avversari. Parlo di Zico, parlo di De Tomasi, parlo di Beppe Catamano che ho avuto di fianco ad Agrigento, ma parlo anche di fare una bella carezza a tutti quelli che, come dire, venivano accarezzati dal sole quando avevano una palla tra i piedi e poi invece neanche nessuno li ha più pensati nel momento in cui hanno smesso. Io ho un particolare interesse per questi ragazzi che non dico che si sono persi, però che dentro hanno qualcosa di molto bello che non riescono ad esprimere. Senti, nel tuo libro ci sono anche i racconti di scene, diciamo, tragicomiche. Munnizza, vogliamo un po' dire qualcosa? Non diciamo tanto degli altri racconti, sono quella fine. No, vabbè, Munnizza, sì. Il desiderio di leggerlo, però insomma. Munnizza è immondizia. E praticamente è un episodio che mi è capitato ad Agrigento, dove c'era oggi il vice direttore del TG5 che mi raccontava della mafia, la mafia immondizia, la Sicilia è un mondo sottosopra. Mi va a capitare un episodio con lui che prima di una partita, mangiando una pizza, al ritorno cappottiamo con la macchina. Quindi io vedo questo mondo sottosopra, la colpa e la causa di questo cappottamento è un bidone della spazzatura, per cui nel frastuono generale io associo spazzatura, mafia e quindi racconto in questa cosa che me ne voglio scappare dalla Sicilia perché la mafia ha puntato gli occhi sui calciatori. Poi c'era anche l'imbarazzo di non farsi riprendere dalla stampa, perché sennò poi c'era
Quello sì, quello bisogna dirlo. Allora, noi ragazzi parliamo della generazione degli anni 60, abbiamo avuto degli insegnamenti fondamentali. Immaginate un ragazzo che a 18 anni cappotta con la macchina e anziché preoccuparsi del suo fisico come sta, si preoccupa di andare via per evitare quelli che saranno i curiosi che accorreranno. Cosa diranno i giornali? Per un personaggio pubblico come può essere un calciatore. Per cui c'è stata una preoccupazione, ma ero a testa in giù. Mi sono preoccupato per questo, ma è un racconto forse carino, perché davvero gestire quei momenti molto particolari è stata una cosa difficile, ma me la sono cavata. Eccoci. Ah, oh, lo chef aveva il desiderio di farvi provare un primo non di mare, sempre che fa parte del nostro prossimo menù di San Valentino. Un raviolo fatto in casa, ripieno di burrata, carciofi e polvere di bacon affumicato. Buona continuazione. Questo fa parte del menù di San Valentino. Di San Valentino, però menù terra. Okay. Menù terra. Beh, buona continuazione. Grazie, grazie mille. San Valentino cosa fai? San Valentino non c'hai lo so. C'hai spettacoli, c'hai qualcosa? Non ho un momento particolare, no. San Valentino va bene. È una data è meglio per i giovani. Fa sentire vecchio, mannaggia. Sì, va bene. Intanto facciamo un'altra piccolissima pausa e ovviamente... Guardate qua. Per senso del dovere, perché noi dobbiamo onorare. Sì, vabbè, sì, è bellissimo anche a vedersi. Sì. A tra poco. Eccoci, concludiamo con un secondo piatto, in questo caso il protagonista è il rombo, dove noi lo gratiniamo in crosta di patate al limone, con della rucola per accompagnare. Buona continuazione. Anche questo è molto delicato, grazie ancora. Bene Sergio, siamo quasi alle battute finali. Sì. Così c'è zona Cesarini, si usa ancora zona dire? Zona Cesarini. Non la sento più questa espressione. No, non si sente più. Che si usa dire adesso? Vabbè, perché c'è il recupero. No, è uscito il terzo tempo. Il terzo tempo. Non va proprio, non viene applicato per bene, però il terzo tempo è una bella cosa. Preso dal rugby, no? Sì. Bene, chiudiamo con che cosa? Chiudiamo dicendo un po' del tuo futuro immediato, no? Il futuro immediato, cosa mi vede fare? Mi vede fare uno spettacolo su Giovanni Falcone. Sono orgoglioso di farlo, perché dal 16 di marzo fino al 28 sarò impegnato in tutti i teatri delle scuole o teatri della Campania di mattina, da portare avanti la storia di Giovanni Falcone, che è una generazione che non conosce questo grande eroe che abbiamo avuto. Per cui mettendoci un po' di calcio dentro, del Palermo del 92, insomma spero di poter accarezzare intanto il ricordo di questo grande uomo e di farlo arrivare nel cuore dei ragazzi. Signori, Sergio Mari è una grande persona, grandissima persona, che riesce a mescolare cose pesanti, gravi, importanti, con momenti più leggeri, questo sia nel lavoro che fai ogni giorno, sia in quello che scrivi. È un po' di tutto questo spaccato della sua personalità, e soprattutto in questo libro, il terzo di Sergio, gli altri due si trovano ancora facilmente in commercio. Questo è quello nuovo, già alla sua seconda edizione. A distanza, fra pochi giorni, forse dopo domani. Tra pochi giorni, 5 giorni ci sarà la nuova edizione. La nuova edizione con 4 racconti aggiunti in più. Sì. Quindi insomma ancora un motivo ancora in più per acquistarlo. Sergio Mari, racconti, Gutenberg Edizioni, un costo molto limitato, una lettura molto piacevole. Dove si trova? Tutte le librerie. Alla Mondadori, sotto i portici a Cava. Vabbè, non solo alla Mondadori sotto i portici. Si trova però sicuramente lì. Per i Cavesi sicuramente è una libreria di riferimento, ma anche nelle altre. Complimenti Sergio. Grazie. Complimenti io a te. Vi ringrazio per l'ospitalità. Dobbiamo ringraziare il ristorante. Dobbiamo ringraziare il ristorante e fare soprattutto i complimenti. Quindi Cucina Rispoli. Abbiamo mangiato bene, infatti, perché non lo diciamo, ma noi quando chiuderanno le telecamere resteremo ancora qui a mangiare. Sicuramente questo piatto, poi vedremo insomma. Benissimo. Grazie ancora a Sergio. Grazie. Ti prenoto già per il prossimo libro. Okay, quindi, grazie, okay. Buonasera. E un saluto a tutti i telespettatori di A Cena con l'Autore. Arrivederci alla prossima puntata.